Probabilmente si è perso, l'hanno abbandonato. L'abbiamo raccolto, dato da mangiare, adesso lo portiamo al rifugio. Ed ecco qui Nerino, che viene affidato a Carmela del rifugio La Fenice, che cercherà di trovargli una famiglia. La controllerà se c'è un microchip. L'hanno abbandonato. 1, 2, 3, 4, sono tutte adozioni. Tutte sono andate, insomma, parecchi. Tutti i cani sistemati, microchippati, vaccinati, dichiarati, vedi? Dunque avete dato famiglia. Circa 400 cani abbiamo sistemato in nemmeno 2 anni. Questo ha trovato famiglia? Rocco martedì. Se lo prendono? Sì. Come si chiama? Rocco? Rocco Barocco. 8 anni fa, gli schiavi, tu e i tuoi amici, i nostri amici animali, di perdere il rifugio. Esatto. Adesso, dopo che vi siete organizzati, che avete messo su, diciamo, un centro di accoglienza e il comune aveva concesso, incomodato d'uso il suolo, adesso che succede? Succede che lo rivogliono, perché il piano regolatore non prevede un canile qua. Dopo che l'incomodato tu non ci è stato dato per il cane randaggio. Sì, continuiamo a fare il nostro lavoro, però con le difficoltà della struttura che non promette. Perché al momento non c'è un futuro, diciamo, non c'è una sicurezza per il futuro. Esatto. Dunque stiamo aspettando che decida. Questi 140-150 ospiti rischiano di. Sì, loro dicono, ci hanno mandato, ma abbiamo già avuto lo sfratto, abbiamo chiesto la proroga. Ma la proroga, l'ultima, dicono che solo l'ultima dovrebbe scadere maggio. Allora facciamo a gennaio, ancora allora non sapete facciamo che dobbiamo. Un appello all'assessore. È Nasti più che altro che ci sta dando una mano, però. Però chi è competente proprio? Dovrebbe essere l'ufficio diritti animali, in sostanza, l'assessorato all'ambiente. Per cui. Quindi Nasti, Gennaro Nasti. Dovrebbe impegnarsi a dare una risposta concreta a questa situazione. Dice, ci promette che ci sta aiutando, che sta facendo qualcosa, però noi qua non vediamo niente. Mm.